sta terminando l'allenamento del volley tricolore al Palaenza di Sant'Ilario. Siamo qui con Luca Cagni, libero di Conad Reggio Emilia. Luca, dopo l'imprevisto di domenica scorsa, quando è stata rimandata per maltempo la partita contro Mondovì, siete pronti a tornare in campo il 1° dicembre al Palabigi? Beh, siamo pronti, siamo tutti molto carichi, come sempre. L'allenamento sta andando molto bene, stiamo facendo delle cose molto buone, stiamo dando buona intensità a tutto quello che stiamo facendo e quindi direi che siamo più che pronti. Ogni gara è una battaglia e cerchiamo di vincerla. Avete sfruttato quindi questo periodo di pausa per allenarvi con più tranquillità e concentrazione? Sì, come ci alleniamo come sempre, le cose pian piano stanno cominciando a venire sempre meglio, quindi diciamo che è una buona, molto buona cosa. Alberto, due partite in casa dietro fila. Domenica sarà l'Olimpia Bergamo, ospite del Palabigi. Com'è andata quest'ultima settimana di allenamento? Ma bene, dai, stiamo cercando di prepararci al meglio per questa partita, visto che le ultime partite in casa non siamo riusciti a ottenere risultato, stranamente, perché di solito il Palabigi è un punto forte del volley tricolore. Sarà una partita dura, quindi non sarà facile sbloccarci, però penso sia importante ottenere la prima vittoria in casa, quindi ci proveremo, ecco. Dopo essere arrivata in finale playoff l'anno scorso, Bergamo quest'anno avrà il coltello tra i denti, ma la 2 di quest'anno non concede esitazioni, giusto? Sì, ogni partita è difficile, ma allo stesso tempo si può giocare, il risultato non è mai scontato. Bergamo ha avuto una partenza un po' lenta, forse anche perché, come un po' tutte le squadre, hanno cambiato buona parte della rosa, quindi essendo quasi tutti organici nuovi, il primo che trova un po' l'assetto potrebbe fare una bella striscia di vittoria, quindi speriamo di ingranare finalmente.